collegato con noi. Vince Ricotta dei Power Illusi, o Power Illusi, una delle cose che fa, ma lui è un inventore di storie cantate e disegnate. Ben trovato, Vince! Eccoci qua, fantastico, che bello essere qui, ho anche ovviamente il mio armamentario, a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Una chitarra social, no? Si dice così? Chitarra social, perché con ovviamente tutti quanti i link, poi vabbè ci sono i soliti Facebook e compagnia bella e siamo schiavi di questa situazione. Noi cercheremo di spezzare queste catene. Chi è Vince Ricotta? Raccontaci. Vince Ricotta sono io, guardo la telecamera, la mia telecamera. Allora, Vince Ricotta sono io, sono noto per essere uno dei Power Illusi, no? Questa band appunto che da 30 anni che bazzica a Torino, e però io sono un essere che fa molte cose, fra cui fumetti. Io sono un grafico illustratore, faccio fumetti, disegno per esempio la serie della famiglia Cioffi, sì, su un giornalino molto carino che si chiama Vivacemente, rivolto ai bambini. Poi però ho fatto anche questa bellissima graphic novel che è pubblicata da Sbam Comics, Un'estate in montagna, che è una storia ambientata l'11 luglio 1982, gli anziani si ricorderanno che quel giorno ci sono state i Rolling Stones a Torino, ma soprattutto l'Italia ha vinto il mondiale, yeah. Sì, e questa è storia è ambientata quel giorno lì proprio. Poi Vince, ci stai facendo vedere un sacco di cose, adesso però invece ne facciamo vedere una noi, una locandina che tu hai fatto in occasione, nel 1990, del primo festival di San Scemo. Ho conosciuto questo mitico personaggio, inventore del festival, che si chiama Paolo Zunino, che saluto se casomai, che mi ha contattato in quanto Povero Illuso. Poi, sapendo che ero anche un grafico vignettista, mi ha detto: perché non ci fai il poster? Ah, e ho fatto il poster. Quell'anno ha vinto Marco Carena, che poi ha avuto una carriera super. L'anno dopo, nel 1991, abbiamo vinto noi, Poveri Illusi, a pari merito con i Camaleonti, i nostri amici. Vogliamo far vedere prima qualche vignetta, perché ce n'è alcune, visto che siamo anche un po' nel periodo Covid. Tu ne hai fatte anche alcune che fanno molto pensare, sorridere. Adesso magari te ne facciamo vedere una. L'anno scorso erano tutti un po' allegri, tristi e allegri, uscivano dai balconi, cantavano. Io facevo le vignette. Quest'anno, l'anno dopo, nessuno fa più niente, perché sono tutti un po' demoralizzati. Perché allora doveva andare tutto bene, adesso... Questo sono io che disegno un fumetto dei Cioffi, l'ultimo, il Festival di San Romolo, si vedono anche Amedeus e Fiorello. Vediamo le vignette del lockdown, del Covid, quando le hai fatte? Questa qui del 25 marzo del 2020, e quando non si trovavano le mascherine, c'era il problema che non si trovavano le mascherine, allora io ho fatto questa cosa molto carina. Ovviamente c'è sempre un cane dappertutto, la borsa della spesa. Questo era l'accordo tra cani e umani, ogni tanto anche i cani vogliono portare a spasso gli umani, e insomma si è fatta un po' di sdrammatizzare qua la cosa, ecco. Vediamo una diapositiva, un'immagine del Festival di San Romolo, della famiglia Cioffi. Allora, cosa raccontaci? Come ti è venuta l'idea? Vabbè, tu sei appassionato di Sanremo come noi. Nel frattempo mi dicono in diretta che sono un gran figo, perché ho i miei fans, no? E quindi sentite qualche fans, di scriverci al 392-02-8020. Se avete uno scoop su Vince, ce lo potete dire in diretta. Certo, potete anche, cose scandalose si può dire, io non ho nulla da nascondere. Tiriamo fuori gli scheletri nell'armadio. San Romolo esiste veramente, questa è la cosa fantastica. San Romolo è sopra Sanremo. Certo. E credo che anche qualcuno, Mediaset, ai tempi, abbia tentato di fare una trasmissione che non è mai andata in onda, così dicono le leggende metropolitane. Nell'ultima storia dei Cioffi, che potete trovare su vivacemente.org, perché col Covid non possiamo più portare i giornalini fisicamente nelle scuole di Torino, come facevamo prima, c'è quest'ultima storia e io mi sono divertito un po' a mettere anche Amedeus, che qui diventa Armandillo, Fiorello, che diventa Fiorenzo Rosello. È dedicata ai più giovani questa storia fumetti, e poi ci sono le storie invece più per gente adulta, come quella che vi ho fatto vedere prima. Torinese d'adozione, credo, no? Io sono torinese, nato e cresciuto a Venaria Reale. Venaria Reale, ok. In questo momento sono di origini siciliane, ovvero sia di Mussomeli. Vorrei approfittare per salutare i miei parenti di Mussomeli. Ho messo il quadro del castello lì dietro per coprire, ma anche per onorare il mio parentame, che è immenso. Quindi Vince Ricotta ci fa anche fare un viaggio in Sicilia. Però adesso ci farà vedere anche la nostra Torino tramite questo video realizzato ai Murazzi. Olio di palma, e lo trovate su questo album, dove c'è scritto infatti contiene olio di palma. Ecco, perché questo è un video quando pre-pandemia
il problema dell'umanità era l'olio di palma. Il problema principale nel 2017, quando è uscito il singolo che anticipava l'album, era l'olio di palma. No? Cioè, era adesso tutto più... senza olio di palma. Questo è un tormentone estivo. È un tormentone. Tra l'altro vorrei dire, ascoltatelo attentamente, perché questo tormentone contiene 30 canzoni famose che parlano dell'estate. È un college. Ah, ma che bello! Andiamo a vederlo, via! Andiamo alla stessa playa che non ho scordato mai. Sulle tue labbra che sapore, c'è sapore di sale. Sull'estate è stato detto tutto ormai. Cosa possiamo cantare ancora noi? Olio di palma, ecco quello che mi va. Olio di palma, anche se un po' male fa. Olio di palma, io non esagererò. Olio di palma, quando voglio smetterò. Sei un po' paonazza, imbronzatissima però. La pelle tua si lascia carezzare. Ma ti voglio anche cullare. Mentre due ragazzi al sole fanno l'amore. Bisogna risentirla bene, questa canzone. Cercate il video ufficiale sul canale dei Poveri Illusi su YouTube e troverete questo. È una metafora, se voi sostituite la parola olio di palma con un'altra parola qualsiasi, funziona sempre nel ritornello. Ah, hai capito. Hai un minuto da adesso, vai. Un minuto, vi faccio un pezzettino di quella del rock. Vai! Io sono figo e giovane, quindi sto sveglio di notte, e a casa c'ho lo stereo per rimbambirmi di giorno. Io sono moderno, ascolto solo il rock. Io vivo dentro un mondo rock, vado in locali rock, c'ho anche la moto rock, con la benzina rock, faccio l'amore rock. Insomma, c'ho il cervello rock. C'ho le scarpette rock, i cassettini rock, i pantaloni rock, la magliettina rock, il fazzoletto rock, con caccoline rock, e sputo sputi rock. Sì, sono fortunato, ma poi mi sono sposato. Mia moglie ha passo rito. Vince, fermati un attimo, che andiamo in pubblicità salutando Giulia Vita. Salutando Giulia Vita che ci scrive: Vince, un piccolo grande genio, il mio secondo fratellone, una power illusa da sempre. Siamo tutti power illusi? Allora, raccontiamo un pochettino la storia dei power illusi o dei power illusi, perché questo gioco di parole, questa autoironia ci piace tantissimo. Beh, i Poveri Illusi nascono nel 1987, un po' per scherzo. Nel 1988 pubblicano un 45 giri che conteneva un lato B famoso, che è una cover di Lady B. Lato B, non so se qualcuno se la ricorda. Eravamo già io e Vito Vita. Negli anni si sono aggiunti poi ultimamente Paolo Rigotto, poi c'è il mitico Alberto Albertin, così vi metto anche i nomi. Siamo andati poi in televisione debuttando con Fabio Fazio, giovanissimo, in una trasmissione di Rai 3 che si chiamava Jinx 2. Trovate tutto su YouTube, ovviamente. Sì. E poi negli anni abbiamo rappresentato Torino nell'88 alla Biennale Giovani Artisti a Bologna, poi siamo comparsi su Rai 1 con Magali e Gambarotta in altre situazioni, abbiamo vinto il Festival di San Scemo nel 1991, abbiamo pubblicato questa lato B in un disco internazionale con un sacco di artisti che facevano robe strane dei Beatles. La carriera quindi è sempre cresciuta, perché sì, tu dopo Fazio, Magali,
ti trovi al Momade da Monterise e Macagno, cioè, ma ragazzi, ma te l'avessero detto 20 anni fa. Roberto, però permettimi, convince di salutare anche gli altri poveri illusi. Vito Vita. Pensa a Roberto, un grande. Vito Vita ha scritto il libro Musica Solida, che è la storia della discografia italiana e non solo. E poi Paolo Rigotto, no? Siete in tre adesso, ma quanti siete persone stati? Persone che hanno una vita anche solista, io faccio i fumetti, Paolo è un grandissimo musicista, certo. Fa delle cose meravigliose, oltre che arrangiatore, ha uno studio, Vito Vita, appunto, come dicevi tu, finalmente gli viene riconosciuta questa grande conoscenza che io non so se in Italia c'è qualcuno che ne sa più di lui, dovrebbe scoprirlo. C'era solo lui, guarda, anzi, poi un giorno facciamo un collegamento anche con Vito Vita, che ne ha da raccontare. Lo ospiteremo. Io vorrei dire che l'ultima nostra produzione, questo disco di cui prima abbiamo sentito il singolo, dove siamo noi da soli, ma in realtà il disco è del 2018 ormai, è la celebrazione del trentennale, certo. E qui ci sono un sacco di ospiti fantastici che fanno le nostre canzoni. Abbiamo gli Schiantos, abbiamo Jerry dei Brutos, che forse vedremo, abbiamo Omar Pedrini, abbiamo Johnson Righeira, insomma, veramente, Pino D'Angiò, pensate. Ah. Senti, allora, visto che l'hai citato, andiamo a vederci un pezzettino insieme a Jerry dei Brutos, direi, no? Tu mi picchiavi in testa, ma io ti amavo. Mi davi calci negli stinchi, ma io ti amavo. E mi tradivi la domenica, ma io ti amavo. Soprattutto in ferie, ma io ti amavo. Qualcosa, sì, perché dobbiamo assolutamente ricordare i Brutos e anche l'amico Jerry, perché comunque per una generazione hanno rappresentato i Brutos un gruppo musicale, poi li si vedeva nelle varie pubblicità. Quindi, ad esempio, è stato veramente un'immaginazione pazzesca. Tra l'altro, in questo video si vedevano anche in qualità di ballerini, pensate, Marco Carena e Gian Gilberto Monti, che è un cantautore abbastanza noto, e poi il chitarrista Marco Bonino, un grande chitarrista torinese, collaboratore dei Nuovi Angeli anche. Ah, ecco, i Nuovi Angeli. I Nuovi Angeli. Quanto tempo ho? Un minutino e mezzo, vai. Un minutino, vabbè, facciamo un minutino di questa canzone. Un minuto e mezzo, vai. Che si intitola La voglia di non lavorare. Bene, ce l'abbiamo. Quando apri i tuoi occhi e non c'è ancora il sole. Quando guardi la sveglia che oramai sai odiare. Quando ti alzi dal letto e ci metti 2 ore. Si risveglia la voglia di non lavorare che hai. Quando fai la pipì riprendendo a dormire. Quando lavi la faccia e non ti vuoi vestire. Quando il tuo caffè non si vuole addolcire. Tu hai sete e voglia di non lavorare, tu lo sai. Quando entri in ufficio e c'è già fuori il sole, quando guardi il tuo capo che sta per uscire, quando pensi che tu starai chiuso per ore, fuori esce la voglia di non lavorare da te. L'ho tagliata un po'. Bravo, bravissimo. Diretta. Senti, ma quanto è complicato questo anno per un artista, insomma? Diciamo che noi c'è stato un periodo della nostra carriera, chiamiamola così, in cui si facevano quei 30, 40, 50 concerti l'anno, che per una band
di così un po' famosetta vanno bene. Ultimamente, tra me che facevo i fumetti, Paolo Rigotto che faceva il musicista da un'altra parte, Vito Vita che scriveva libri enormi, ne facevamo un po' meno. Di concerti ci dedicavamo più alle cose in studio, ai video, per cui abbiamo risentito un po' meno di altri questa situazione. Ovviamente è un peccato che gente che invece contava di più su questo aspetto live non possa farlo. Secondo me è un momento di grande creatività, si possono inventare cose nuove. Ovviamente sarebbe bello tornare ai live. Io dovevo andare a vedere Paul McCartney con mio figlio, avevo già il biglietto, ho dovuto rinunciare, mannaggia. Salutiamo Cristina che ci scrive: grande Vince e grande i poveri illusi. Evviva Cristina. Cristina, vuoi una dedica, vuoi una canzone, vuoi un ritornello, ora o mai più. Sta scrivendo, il bambino povero! Oh. Ah, che è una canzone di Vito Vita, ma la faccio volentieri, anche se poi i diritti d'autore vanno a lui, ma chi se ne frega, è quella che fa così. Poveri illusi, dai. Sì, un pezzettino. Bambino povero con la V doppia, Con la V doppia. Lui è un bambino povero, con la lavatrice sulle spalle, senza lo yogurt, come farà? La sua mamma è morta. Oh 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 oh. Questo era il promo, tutto il video è su YouTube. Ah, bene, così troviamo tutto su YouTube. Allora aspetta, salutando Cristina che è stata molto carina, ci scrive: così canto anche io come corretto dei vocal excess. Ah, ecco chi è, Cristina delle Vocal. Brava Cristina, è un gruppo corale molto bravo. Vieni a trovarci, cara. Gestito dalla bravissima direttrice Robertina Magnetti, che è una nota musicista torinese, e anche loro sono nel nostro album, anche loro, che fanno il bambino allora, povero. Salutiamo, vedi. Vuoi salutare tu Vince Ricotta, che lo salutiamo? Sì, lo salutiamo, e Vince, ricordiamo, Pronto Vignetta, cioè dacci tutte le coordinate. Allora, no, Pronto Vignetta è un mio progetto un po' antico, dove io faccio vignette richieste, ma potete scrivere a me andando su ricotta.net. Per quanto riguarda i poveri illusi, c'è poverillusi.com, poi ci sono tutti i social, e io vi saluto, vi ringrazio, so che dopo ci sarà Tony Campa, vero? Sì. Bravissimo. Quel fantastico locale che gestisce lui, Leroy. Il mio sogno è fare un concerto lì, anche senza pubblico, in streaming, gratis, noi veniamo, cioè veramente. Bene, glielo diciamo. Però noi ci aspettiamo una vignetta che ci racconti, Sì. Prendici un po' in giro, magari la prossima volta. Ti prendo in giro, adesso io ho registrato tutto, faccio un bel editing e poi alla fine ci metto pure la vignetta, dai. Grazie Vince Ricotta. Grazie a voi, è stato un piacere, ciao a tutti. Ciao.